Precipita aereo in Russia, secondo le autorità russe il capo della Wagner, Prigozhin, era a bordo, è mistero sulle cause. Migranti, Schlein, il governo ha creato il reato di solidarietà, la premier replica, applichiamo le leggi e non arricchiamo i trafficanti. Violenza di gruppo a Palermo, il carcere chiede il trasferimento d'urgenza per i 6 ragazzi arrestati, rischi per la loro incolumità. L'India è sulla Luna, la prima nazione al mondo a raggiungere con una sonda il Polo Sud, pochi giorni fa il fallimento della missione di Mosca. Amatrice, 7 anni dopo il sisma, ottobre riapre la torre simbolo. Nostra intervista al commissario per la ricostruzione si accelera, ma tanto da fare. Trieste, il falò dei Narcos. Al TG1 le immagini della distruzione di 2 tonnellate di cocaina. La droga era stata sequestrata in porto. Tamberi al TG1, la medaglia d'oro la dedico a mia moglie. Non mi sento affatto un supereroe, ma uno che ogni tanto fa qualcosa di stratosferico. Domani a Milano i funerali di Toto Cutugno, scomparso a 80 anni, melodico e popolare, amato in tutto il mondo. L'omaggio via social di Celentano che ammette, sbagliai a non cantare l'italiano. In Russia si schianta un aereo tra Mosca e San Pietroburgo, nessun superstite, secondo l'agenzia TASS a bordo ci sarebbe stato il capo della milizia Wagner, Prigozhin. A Sumi bombe russe colpiscono una scuola, 4 morti, Putin, guerra scatenata dall'Occidente, la preghiera del Papa nel giorno della bandiera ucraina. La premier Meloni al presidente Zelensky al fianco dell'Ucraina senza esitazioni, il futuro di Kiev in casa comune europea. Botta risposta con Schlein sul tema migranti. 7 anni fa il terremoto che scosse il centro Italia, 299 le vittime, questa notte la fiaccolata, la storia di Giulia salvata dopo tante ore sotto le macerie della sua casa. La sonda indiana è arrivata al polo sud della Luna, ora le esplorazioni per cercare il ghiaccio d'acqua, l'astronauta Guidoni al TG2 presto lo farà anche l'Europa. La gioia di Gianmarco Tamberi durante la premiazione con l'oro vinto nel salto in alto ai mondiali di atletica di Budapest, sono in forma e pronto per le prossime sfide. Soccorso ai migranti fermi e multe per le ONG, Schlein, governo disumano, crea il reato di solidarietà, Meloni, applichiamo le leggi e fermiamo le morti in mare, messaggio a Zelensky, con voi senza esitazioni. Guerra di droni tra Kiev e Mosca, l'ex presidente ucraino Poroshenko senza F-16, controffensiva in stallo, Putin e BRICS, noi contro il colonialismo occidentale. L'India è sulla Luna, dopo il flop russo, la missione Chandrayaan 3 per la prima volta sul polo sud del satellite. Il premier Modi, successo per l'umanità. Lo stupro di Palermo, minacciati in carcere, i giovani arrestati, l'amministrazione penitenziaria dispone il trasferimento immediato, caccia al video sui social. Ragazza ricoperta di cioccolato su un vassoio con pasticcini offerti agli ospiti. Vergogna, in un resort in Sardegna la denuncia di un turista in vacanza. Gianmarco Tamberi, un salto sul tetto del mondo. Poco fa a Budapest la premiazione, la sua gioia al TG3. Tutto quello che so me l'ha insegnato mio padre, adesso sogno le Olimpiadi di Parigi. Fumoio e Angela Merkel a chiedere a Berlusconi di dimettersi. Le affermazioni contenute nell'autobiografia di Nicolas Sarkozy sulla crisi di governo del 2011 agitano la politica e danno ragione, dopo anni, allo scomparso leader di Forza Italia, Antonio Tajani. Una grave provocazione, un'operazione scorretta e illegittima. E ci furono anche molti complici interni. L'ex presidente francese intanto attende il verdetto della Cassazione sulla condanna per corruzione. Potrebbe finire agli arresti domiciliari. Emergenza migranti e scontro tra Elly Schlein e Giorgia Meloni sulle navi ONG multate e bloccate dopo la violazione del decreto sul soccorso in mare. L'esecutivo introduce il reato di solidarietà, attacca la segretaria Dem. La replica del presidente del Consiglio non si fa attendere. Facciamo applicare leggi e principi che esistono in ogni Stato. La vera solidarietà è fermare i viaggi della speranza e le morti in mare.
Mi hanno trascinato, mi sono rovinato la vita, non pensavo fosse violenza, lacrime e continuo scaricabaliere tra i 7 ragazzi accusati dello stupro di gruppo di una 19enne a Palermo. 3 maggiorenni interrogati sostengono di essersi fatti coinvolgere dagli altri e che la ragazza sarebbe stata consenziente. Ma in attesa dei magistrati, dai social scattano rabbia e vendetta dell'opinione pubblica. Maledetti, devono restare in cella. Bocciata con 6 insufficienze in pagella, ma il TAR accoglie il ricorso della famiglia, annulla lo scrutinio e la riammette. Per il tribunale, l'undicenne, studentessa di una scuola media di Tivoli, non aveva ricevuto il supporto necessario per il recupero delle materie. Insegnanti e presidi però non ci stanno, il nostro ruolo è sempre più in discussione. Il ministro dell'istruzione Valditara, su meriti e promozioni possono decidere solo i prof. È sopravvissuto alle guerre e a Hitler, ma non ai graffitari. Imbrattato con vernice nera spray, il corridoio Vasariano a Firenze, è ancora ignoti i responsabili dello sfregio alle colonne di uno dei simboli della città. La rabbia del sindaco Nardella, verranno utilizzati tutti gli strumenti disponibili per individuare i colpevoli. E intanto il titolare della cultura San Giuliano propone una norma per fare pagare i vandali. La piaga del granchio blu, protesta dei pescatori contro il crostaceo che sta distruggendo l'ecosistema marino, soprattutto nella zona lagunare veneta. Vongole, cozze e altra fauna ittica. Il gran divoratore non risparmia nessuno. La disperazione sul delta del Po, zona che poggia parte della sua economia sulla pesca. Questo animale ci riduce anche le reti a brandelli, dicono gli operatori del settore. Non sappiamo più come fare a difenderci. Buonasera da Prima Pagina. Tanti i fatti di oggi, a cominciare dall'estero, vediamoli insieme nei nostri titoli. Ci sarebbe anche il capo della brigata Wagner Prigozhin tra i passeggeri di un aereo privato che si è schiantato in Russia. Non ci sarebbero sopravvissuti, l'ipotesi che sia stato abbattuto dalla contraerea di Mosca. Nuovi impressionanti dettagli nella vicenda della ragazza violentata dal branco a Palermo. Tutto gira intorno ai social, le chat in cui gli accusati ridono ma poi si preoccupano dei video che potrebbero incastrarli. L'ignobile caccia a quegli stessi video da parte di utenti pronti a pagarli e poi la difesa, sempre la stessa, dare la colpa alla donna. Scontro sui migranti, la premier Meloni, applichiamo la legge, la segretaria PD Schlein, il governo crea il reato di solidarietà. L'ipotesi di Bonaccini di Tendopoli in città per l'accoglienza, Tajani solo provocazioni e invoca un maggiore coinvolgimento dell'Europa. Tensioni anche sull'economia. Amare sorprese per gli italiani al rientro dalle ferie, benzina ai massimi da luglio del 2022, in autostrada a 2 euro al litro, l'elettricità sale del 10% in una settimana e torna sopra i 100 euro a megawattora. Federconsumatori all'attacco dei rincari per la scuola, 600 euro a studente tra libri e materiali. La faccia bella dell'estate italiana è quella di Gianmarco Tamberi, 31enne saltatore marchigiano, cui riesce un'impresa senza precedenti, vincere Olimpiadi europei e mondiali. E dopo il trionfo, i sorrisi, gli abbracci, il tuffo nella piscina dei 3.000 siepi. È la magia dello sport che trasmette energia positiva e, come poche altre cose, ci rende fieri di essere italiani. Il ricordo dei fan e il cordoglio di tanti colleghi per la scomparsa di Toto Cutugno, un inno come l'italiano, 100 milioni di dischi venduti, ma è sempre stato apprezzato più all'estero che in Italia. C'è chi ne riconosce la bravura e il talento soltanto adesso. Imbrattato a Firenze il corridoio Vasariano, la storica passeggiata coperta che collega Palazzo Vecchio con Palazzo Pitti passando per gli Uffizi, identificati i responsabili, 11 turisti tedeschi, il sindaco Nardella, vergognoso atto vandalico, il direttore degli Uffizi, serve il pugno duro della legge, il ministro San Giuliano, anche un piccolo graffio sarà perseguito. Russia e Cina protagoniste al vertice del BRICS, si chiede l'ampliamento dell'alleanza a 40 paesi. Siamo la maggioranza del mondo, afferma Putin, e l'obiettivo è fermare la guerra di sterminio iniziata dall'Occidente. Licenziato il generale Surovikin, accusato di aver favorito la marcia di Prigozhin. Botta e risposta sui migranti tra gli Schlein, Giorgia Meloni, la segretaria PD, accusa il governo di disumanità e di multare chi salva vite. Il premier ribatte, ma quale reato di solidarietà? Noi facciamo soltanto applicare le leggi dello Stato.
Far West Modena, esplode la rabbia dei cittadini dopo che un ragazzo è stato ucciso a coltellate in centro. Aumenta la criminalità e il sindaco accusa. Il governo trasferisce i migranti senza che ci sia una rete per l'accoglienza. Ci sentiamo abbandonati. Brutto risveglio per Firenze. Nella notte i pilastri del corridoio vasariano che collega Palazzo Pitti e Palazzo Vecchio sono stati imbrattati con lettere e numeri scritti con lo spray. Un gesto vergognoso, denuncia il sindaco Nardella. Useremo ogni telecamera per trovare i colpevoli e punirli. Ci vuole il pugno duro, condanna San Giuliano. Bocciata a scuola, promossa dal TAR. I genitori di un'alunna di prima media di Bagni di Tivoli si sono rivolti ai giudici contestando le 6 insufficienze della figlia e il Tribunale regionale ha dato loro ragione, ma il ministro Valditara replica: queste decisioni spettano solo ai docenti. In arrivo una stangata per i libri. A settembre ogni studente spenderà fino a 1.200 euro. Il ritorno sui banchi costerà alle famiglie il 10% in più rispetto all'anno scorso e per evitare il salasso sempre più spesso ormai si sceglie l'usato. I prezzi vanno calmierati. E rivolta contro il granchio blu a Porto Tolle, vicino Rovigo, scoppia la protesta per l'invasione del crostaceo che divora gli allevamenti di cozze, vongole e altre prelibatezze locali. Avevo investito nella zona, ora ho perso tutti i miei soldi. Quel mostro è insaziabile, si mangia persino le reti. Il racconto di un pescatore 23enne. Un aereo privato Embraer si è schiantato nella regione di Tver, in Russia. Le 10 persone a bordo sono morte. Tra loro ci sarebbe anche Evgeny Prigozhin, il numero 2 della Wagner. Prigozhin, che aveva tentato la marcia su Mosca giugno scorso, era ricomparso negli ultimi giorni facendosi riprendere in Africa, in divisa. TASS e RIA Novosti, che sono le agenzie russe, confermano la notizia. Secondo i gruppi Telegram vicini a Wagner, Prigozhin però proprio oggi stava rientrando dall'Africa, ma non sarebbe stato su quell'aereo, ma in un secondo, su un secondo Embraer. Il jet è precipitato, secondo la Wagner sarebbe stato abbattuto da 2 missili S-400. L'annessione illegale della Crimea nel 2014 da parte della Russia è stata una chiara violazione del diritto internazionale e un assaggio delle intenzioni aggressive russe su tutta l'Ucraina. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni in un videomessaggio al vertice internazionale della piattaforma Crimea. Intanto dal vertice dei BRICS in corso a Johannesburg, Putin in videoconferenza rilancia la sua di sfida. Scatenare il conflitto in Ucraina non è stata la Russia, che anzi è intervenuta per porre fine a una guerra di sterminio, ha detto. Duro monito all'Occidente anche da parte del presidente cinese Xi Jinping, che ha chiesto una governance globale più giusta e ragionevole. Intanto uno dei BRICS, l'India, è sulla Luna. È stato infatti il premier Narendra Modi ad annunciare l'allunaggio della navicella Chandrayaan 3, la prima ad esplorare il polo sud del satellite terrestre. Un'impresa compiuta pochi giorni dopo lo schianto della sonda russa, avvenuto domenica scorsa. Da oggi lo Stato asiatico è nel ristretto club delle potenze lunari con USA, Cina e Russia. È polemica tra Meloni e Schlein sui migranti. Per la segretaria del PD il governo ha istituito il reato di solidarietà. Facciamo applicare le leggi, replica invece la Premier. Fa discutere intanto un video, quello di un violento intervento della polizia francese su un treno, il treno Ventimiglia-Cuneo, per far scendere dal convoglio una famiglia ivoriana composta da una donna incinta di 7 mesi, un uomo e un bimbo di un anno.